Ragazzi, noi ieri stavamo molto peggio. Allora, ora si sente, perfetto. Allora. Ma noi abbiamo dalle 15.30, ormai 15.40, fino alle 18.30, quindi direi abbiamo tempo sufficiente. Sì. Allora, a me, a causa del ritardo dell'avvocato professor Pietro Pomanti, che era impegnato per un'altra relazione per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a me l'onore e l'onere di introdurre appunto questo, la presentazione di questo assai interessante volume che voi vedete tutti questi, vuol dire che me lo sono letto approfonditamente queste cose, appunto dell'amico Alberto Cadoppi, Il reato penale, teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione, appunto della ESI, ed è esattamente del 2002. Io vorrei iniziare queste mie considerazioni introduttive ricordando come ci siamo conosciuti con Alberto Cadoppi. Era il lontano 1983 ed eravamo insieme al Max Planck Institute. Non fate troppo facce di meravigliato, eh? No, era lo secolo breve, lo chiamano così, non so perché, cioè, secolo breve, dello scorso secolo, 1983, eravamo, ci siamo incontrati al Max Planck Institute per il diritto penale straniero internazionale di Friburgo in Brisgovia. Ricordo, lui mi fa, mi incontra e mi fa, ma come ti chiami? Io, Adelmo Manna, e te? Alberto Cadoppi. Lui mi fa, e tu di chi sei allievo? Io gli rispondo, del professor Vassalli, Giuliano Vassalli. E tu di chi sei allievo? Del professor Pietro Nuvolone. Così iniziò quella che è una amicizia che dura esattamente dal 1983, e più o meno anche con gli altri moschettieri, noi siamo i qui presenti, appunto moschettieri cosiddetti, più o meno sono esattamente, ma non lo diciamo troppo, insomma, fermiamo i 40 anni di matrimonio, sì, esatto, esattamente. Ecco, e quindi però devo dire subito che le nostre strade si sono divise. In che senso? Nel senso che io, come ad esempio anche qui Stefano Canestrari, abbiamo continuato nella strada diciamo tedesca, quindi continuando a frequentare il Max Planck. Io poi ho avuto anche una parentesi lunga all'Università di Monaco di Baviera con Klaus Oxin, eccetera. Mentre appunto Alberto Cadoppi e Michele Papa hanno più scelto il mondo anglosassone. Il mondo anglosassone, quindi due strade diverse, nel senso Alberto Cadoppi soprattutto in Inghilterra e in Scozia, voglio dire, e invece Michele Papa appunto negli Stati Uniti d'America con il professor Sherif Bassioni, che era appunto dell'Università St. Paul di Chicago. Ma guardato male, spero di non aver sbagliato. Di Paul. Ecco. Devo dire, non solo dalla lettura di questo interessante volume, molto stimolante, emerge la figura di Alberto Cadoppi, che è una figura in un certo senso un po' atipica nell'ambito del panorama penalistico italiano, almeno a mio avviso. Cioè è un giurista liberal, nel senso non liberale secondo il metro italiano, il Partito Liberale, ma nel senso proprio
anglosassone. Quindi liberal nel senso appunto anglosassone, appunto nell'ottica di una attenzione prevalente nell'ambito del diritto penale alla garanzia del cittadino, evidentemente in generale e poi inquisito. E quindi è ovvio che lui è contro quello che definisce la pandemia penale, cioè quello che è una overcriminalization, nel senso di un diritto penale onnivoro che va poi a occuparsi di qualunque fatto, anche il più bagatellare, attinente appunto alla vita collettiva. Infatti lui riprende molto, direi, le posizioni di un importante giurista anglosassone, Feinberg, che ha scritto appunto The Limits of Criminal Law, distinguendo Harm Principle, cioè il principio del danno ad altri, o il principio del danno a se stessi, giustificando l'intervento del diritto penale nel caso in cui appunto il danno è ad altri, non giustificandolo, se non in termini molto ristretti, nel caso in cui il danno avvenga a se stessi. E tutto questo, voglio dire, lo ritroviamo anche anche in altri settori. Oggi ne abbiamo discusso, per esempio, anche il problema del diritto a non curarsi, del diritto a morire e così via, l'aiuto al suicidio e quant'altro. E così anche il suo allievo, appunto, Husak. E non a caso Alberto Cadoppi cita abbondantemente quello che è il programma dell'Unione delle Camere Penali Italiane per un diritto penale liberale e un diritto penale appunto collegato al giusto processo. Qui siamo nella sede dell'Unione delle Camere Penali e quindi a me fa particolare piacere, essendo io anche uno dei direttori dell'Osservatorio sulla Corte di Cassazione dell'UCPI, appunto, ricordare questo famoso manifesto che poi fu redatto a Milano, famoso convegno, proprio il diritto penale liberale e del giusto processo. E naturalmente, ripeto, Alberto è contro giustamente il panpenalismo penale e infatti critica per esempio le misure di prevenzione, di cui anch'io mi sono occupato anni fa, che stanno sempre in una zona ambigua tra il diritto penale e il diritto parapenale o il diritto penale al limite, ma è sostanzialmente un diritto amministrativo e questo serve per non concedere alle misure di prevenzione, soprattutto patrimoniali, le garanzie tipiche del diritto penale, non solo il principio di stretta legalità e i suoi corollari, ma anche la presunzione di innocenza. Sapete bene che per le patrimoniali abbiamo un'inversione dell'onus probandi, ma essendo appartenente al diritto amministrativo o al diritto civile, ovviamente nulla questo. E soprattutto la parte, direi, dove emerge ancora di più le tesi più rilevanti di questo spirito liberal di Alberto Cadoppi è in alcuni esempi in materia appunto di parte speciale, cioè per esempio lui sostiene, e anch'io ebbi a sostenerlo tempo andato, sempre lì al Max Planck, la depenalizzazione delle droghe leggere. Cioè francamente non si vede perché il diritto penale debba andare a incriminare anche, debba andare anche ad incriminare appunto le droghe leggere, quindi la cessione anche delle droghe leggere. Poi c'è sempre il problema anche la detenzione del quantitativo, in cui è sempre un mistero qualcosa sia quel quantitativo che è consentito oppure no, anche il rapporto alla coltivazione, due o tre piantine oppure no e così via.
E questo perché? Perché la proibizione penale fa sì che evidentemente al rischio di impresa si assommi anche il rischio penale. Quindi questo non fa che alimentare la criminalità organizzata e quindi naturalmente con l'aumento del prezzo di queste sostanze che poi molto spesso vengono vendute anche appunto dinanzi alle scuole, eccetera. Quindi la penalizzazione è anche per me assolutamente da sconsigliare in chiave penale. Poi egli si occupa da par suo anche della detenzione di materiale pedopornografico. Anche qua, perché andare a punire la detenzione di materiale pedopornografico? E pensate addirittura che viene punito anche nel caso in cui questo materiale è del tutto virtuale, cioè non rappresenta individui in carne ed ossa, ma rappresenta solo delle immagini, appunto. E a questo punto perché bisogna andarlo a incriminare? Cioè vedete come qui si confonde il reato con il vizio, no? E allora a questo punto è giusto che vengano tutelati, per carità, i bambini, non vorrei essere frainteso in questo senso, ma qui si tratta del detentore o addirittura di colui il quale va a vedere questi siti pedopornografici. Sarà una persona che ha questo tipo di inclinazione a livello sessuale, ma per questo dobbiamo punirlo, dobbiamo intervenire col diritto penale. Il diritto penale, ricordava Maurach, interviene con i guanti di legno, non è un diritto penale di stampo terapeutico, se non questo modello nuovo della giustizia riparativa introdotto con la riforma Cartabia, in maniera anche forse non tanto coraggiosa come ci si aspettava, ma perché bisogna andarlo a punire. E lo stesso discorso è il problema delle LGBT, ma anche qua io personalmente ho anche di recente scritto un breve saggio sulla maternità surrogata, anche qua nell'ottica di Alberto, perché farlo diventare un reato universale? Un reato universale vuol dire che la persona viene punita anche se questo fatto avviene all'estero, se il cittadino italiano lo commette appunto all'estero. Io mi sono permesso di fare una distinzione, che ho visto che poi ha trovato anche Stefano Canestrari d'accordo, ne abbiamo parlato, cioè anche lì distinguendo nel caso di utero in affitto, se è però frutto di una solidarietà, per esempio due sorelle, una non può portare avanti la gestazione e chiede alla sorella: tu che puoi, io ho un utero retroflesso, tu che invece lo puoi fare, poi te puoi gestire questo, quello che sarà il mio bambino, lo puoi fare tu. E ovviamente la sorella lo fa per solidarietà, non è che gli si chiede soldi. E allora perché va punito? Non dimentichiamoci che l'articolo 2 della Costituzione parla di doveri inderogabili di solidarietà economica e anche sociale. Perché andarlo a punire? E ancora di più, perché andarlo a punire addirittura se commesso all'estero? Immaginate la polizia giudiziaria che va alla ricerca di questo. Ecco, quindi anche su questo sono perfettamente appunto d'accordo con l'impostazione, ripeto, della... No, se c'è uno scambio economico, no, è giusto che vengano puniti, certamente. Perché? Perché ovviamente per tutelare anche le classi meno abbienti, perché molto spesso avviene che le classi meno abbienti siano poi sfruttate con l'utero in affitto, magari persone di colore, eccetera. Lì è giusto invece che intervenga il diritto penale a tutela dei soggetti più deboli. E poi lui, un altro punto del libro che mi ha particolarmente interessato è quello del diritto penale minimo. Il diritto penale minimo è in realtà un'idea di Luigi Ferraioli, che a sua volta una direi parte da una derivazione addirittura dell'abolizionismo penale di Sandro Baratta, però su questo bisogna secondo me essere chiari.
Sandro Baratta non ha mai sostenuto l'abolizione del diritto penale tout court. Lui intendeva abolizione del diritto penale nel senso dell'abolizione della pena, in particolare carceraria, in questo senso, perché sennò sarebbe stato preso per un utopista. Questo era il senso vero e proprio della posizione di Sandro Baratta. Luigi Ferraioli parte da questo e cosa ci dice? Diritto penale minimo, cioè diritto penale che va a tutelare soltanto individui in carne ed ossa. Da qui la querelle con Marinucci e Dolcini che dice ma in questa maniera ci siamo dimenticati dei beni giuridici meta individuali o collettivi, pubblica amministrazione, fede pubblica, per chi lo ritiene un bene giuridico e quant'altro. Aldeberto, da quello che ho visto, è più dell'idea di Luigi Ferraioli. Io però mi permetto di rilevare che oggi parlare di diritto penale minimo lascia alquanto perplessi tenendo conto dell'attuale dimensione della politica criminale. E poi abbiamo appunto il rapporto con le norme di cultura, la vecchia idea di Max Ernst Mayr che lui riprende nel reato omissivo proprio, che io ho letto tutti e due i volumi, Luigi, io l'ho letto tutto e è interessante perché è un diritto penale che si aggancia alle norme culturali. Non spesso questo avviene perché oggi, come vedremo, il diritto penale diventa in realtà un'arma potente in mano al governo e quindi sotto questo profilo le Kulturnormen sono anche questa un'idea molto interessante ma spesso non attuata. E da ultimo, per arrivare poi subito alla seconda parte breve di quello che è la mia introduzione, è quello relativo alla prostituzione. La legge Merlin, come tutti sanno, era una deputata socialista, la Lina Merlin cosa fece? Con la legge appunto della metà più o meno degli anni 50, appunto cosa fece? Eliminò le case chiuse, cioè durante il fascismo e anche prima esistevano le case chiuse nel senso che lo Stato appunto ricavava un lucro dalla prostituzione che avveniva, si chiamavano così case chiuse perché erano finestre, erano chiuse perché la gente non vedesse dal di dentro cosa succedeva, no? L'ipocrisia tipica dell'epoca fascista, no? E allora si chiudevano perché non si vedesse, eh? E forse anche i cattolici però sempre chiuse le finestre, ecco. Però voglio dire, fu un grosso passo avanti questo fatto di aver eliminato le case chiuse, però non risolse del tutto i problemi, non tanto in rapporto al reato di sfruttamento, quanto, su questo siamo perfettamente d'accordo Alberto ed io, in rapporto al favoreggiamento della prostituzione, cioè colui che aiuta la prostituta, perché è ovvio che il concetto di favoreggiamento è talmente vago, talmente indeterminato, che molto spesso ci capitano dentro dei soggetti che veramente non c'entrano nulla. Pensate che molto spesso ci va a incappare il cliente della prostituta, la quale cosa fa? Dopo aver goduto di amorosi sensi con la prostituta e averla ben foraggiata con gli euro, oggi sono gli euro, cosa fa? La riaccompagna lì sotto l'albero, dove non tendeva la pargoletta a mano, ma dove stava lì aspettando il prossimo cliente. Molto spesso la polizia gli fa il verbale e gli contesta il reato di favoreggiamento, perché comunque ha aiutato la prostituta a andarli sotto l'albero. Ma vi pare il caso che uno venga incriminato per favoreggiamento solo perché gli fa un favore? Dice, beh, mica ti lascio il freddo al gelo, ti riporto lì sotto l'albero cui tendevi là, ecco. E addirittura il tassista, perché magari ci può essere il cliente un po' burbero o che non c'ha la macchina, e allora lei chiama col taxi 3570 e dice scusi, mi riporta gentilmente dove io in genere sto il mio marciapiede, eccetera, quello ce lo porta e si becca pure lui il favoreggiamento.
vedete che è una fattispecie dove la tassatività purtroppo non è di casa. E allora la legge Berlin andrebbe rivista, secondo me il modello, e lui infatti anche lo critica, il modello di paesi del Nord Europa non convince, perché vanno alla radice e puniscono il cliente. A me sembra che lo stesso discorso come punire il consumatore di stupefacenti, come avveniva la legge del 54. Non è che se si punisce il consumatore di stupefacenti, allora la gente non si droga più. È una pia illusione. E così è lo stesso. Se noi andiamo a punire il cliente della prostituta, allora la gente non va più con le prostitute. Cioè, vi rendete conto quanto è un diritto penale di stampo etico, sostanzialmente. Ma diritto e morale, da Cesare Beccaria in poi, dovrebbe il condizionale d'obbligo è rimanere distinto. Io credo che la soluzione migliore sia quella, per esempio, in Germania, dove esistono le cooperative delle prostitute che si autogestiscono, quindi eliminano quella brutta, quella sì, figura dello sfruttatore di prostitute, e in questa maniera, con cooperative autogestite, voglio dire, si elimina il grosso problema dello sfruttamento. E direi sostanzialmente questi sono gli elementi cardini che fanno capire cos'è il diritto penale liberale e perché Alberto Caroppi è un alfiere di questo diritto penale di stampo liberale. Però io a questo punto mi domando, ecco, è arrivato l'avvocato Pomanchi, e dicevo, io però a questo punto mi chiedo e vi chiedo, ma un diritto penale liberale, come quello che sostiene Alberto Caroppi, non solo lui, è attuale oppure no? Questo è il problema, credo, che ci dobbiamo porre. Non tanto in rapporto al precedente governo, alla riforma Cartabia, perché la riforma Cartabia, voglio dire, ha cercato in un certo modo una razionalizzazione, ma con due limiti, secondo me, fondamentali. Il primo limite è quello di aver sostanzialmente mutuato dall'epoca della pandemia un processo penale di stampo prevalentemente, direi, computerizzato, dove tutto quanto avviene attraverso appunto l'uso di questi macchinari che per me, essendo anziano, sono un vero mistero, però, e io infatti mi faccio aiutare a studio dai più giovani, però ormai è così, non è più il processo penale che conoscevamo di 20 anni fa, fino a 20 anni fa, dove si andava a depositare in cancelleria la memoria, veniva messo il depositato, poi si chiedeva il giudice, c'è per caso? Sì, se vuole, aspetti 5 minuti, poi la faccio parlare. Era un clima molto più semplice, molto più anche alla mano, molto spesso anche i patteggiamenti avvenivano, magari ci si metteva d'accordo addirittura quasi in corridoio. Voglio dire, era un processo penale molto più a misura d'uomo. Adesso invece è diventato un processo penale di carattere prevalentemente telematico. Quindi bisogna fare tutto attraverso questi sistemi, e questo mi lascia molto perplesso. E secondo punto del processo penale è quello per cui, soprattutto, cioè in grado d'appello e in Corte di Cassazione, è diventato un processo essenzialmente scritto. Perché? Perché ovviamente bisogna chiedere espressamente al Presidente della Corte o d'appello o di Cassazione di poter discutere il processo. Altrimenti resta un processo assolutamente scritto. E questo contrasta con quello che è il processo penale italiano. Il processo penale italiano è un processo penale orale. Anche il processo civile era originariamente orale, poi è diventato scritto. Ma il nostro è un processo penale orale. L'avvocato penalista, voglio dire, la sua caratteristica è la parola, è l'oralità. Esisteva tempi addietro una rivista diretta da Giuseppe Soggiu, grande penalista dei tempi andati, che si chiamava L'Eloquenza.
Ma io vorrei però, perché voi mi potreste ribattere, ma tu sei un vecchio retore, ma lascia stare, non è il caso, oggi è tutto elettronico, se sei sorpassato vai ai giardinetti, ma che vuoi da noi? No, e qualche volta parlo anche bolognese, oh, ricordo mia madre di Bologna, non si ricorda mica lui, ma guarda un po', boia fa. Dicevo, perché questo? Per farvi capire, una volta un grande magistrato, Giorgio Lattanzi, quando era presidente di una delle sezioni della Corte di Cassazione, che conosco bene, mi disse, guarda Delmo, che l'importanza della arringa difensiva in Corte di Cassazione è questa. In Corte di Cassazione il ricorso che ti riguarda è conosciuto dal presidente, che deve conoscere tutti i ricorsi, e dal giudice relatore. Gli altri tre giudici non lo conoscono, ma non perché sono pigri, ignavi, qui abbiamo un illustre componente del CSM, non vorrei essere frainteso, ma perché devono riferire sugli altri ricorsi, e quindi è ovvio che non si sono studiati quello che ti riguarda. Ecco perché è importante la discussione, per cercare di convincere e di rendere dotti anche gli altri giudici. Ecco quindi il limite secondo me, di questo. E poi a livello penale sostanziale abbiamo questo sulle sanzioni sostitutive particolarmente interessante, è rimasto un po' indietro l'affidamento in prova al servizio sociale, che era il fiore all'occhiello della riforma penitenziaria, che invece è rimasto solo per la fase esecutiva. Poi non entro troppo ovviamente nel merito, se non per ricordare il vero fiore all'occhiello della riforma Cartabia, ancora timido, devo dire, ancora non sbocciato in tutte le sue conseguenze, che è quello relativo alla giustizia riparativa, dove, come direbbe Massimo Donini, non abbiamo più una pena subita, ma una pena agita, nel senso che, voglio dire, è frutto dell'accordo fra l'autore del reato e la persona offesa, che vanno da un mediatore, entra in vigore a giugno nel 2023, per cercare un percorso comune. C'è chi sostiene, come Oliviero Mazza, che ciò contrasterebbe con la presunzione di innocenza. Secondo me il discorso di Oliviero un po' prova troppo, perché allora anche le misure cautelari dovrebbero essere in contrasto col 27,2 della Costituzione, vero? C'è il problema della prevenzione speciale, eccetera. Però comunque questo fatto di andare incontro alla vittima è molto interessante, perché significa quello che poi avevo studiato col professor Roxin, cioè l'intesa autore-vittima, famoso progetto alternativo tedesco della fine degli anni Ottanta, sempre dello scorso secolo. Ma soprattutto mi chiedo, e qui vado proprio a concludere per lasciare lo spazio ai miei cari amici e colleghi, oggi con l'attuale governo Meloni si può davvero ritenere che che questo governo Meloni si contrassegni per un diritto penale liberale? Direi che siamo assolutamente all'opposto. Il governo Meloni esprime un diritto penale a sfondo, secondo me, populista securitario. Lo vediamo già dai primi vagiti del governo Meloni. Pensate il famoso decreto legge, che poi è diventata legge di conversione. Con l'ergastolo ostativo ci avevano aggiunto anche nel decreto legge anche tutti i reati contro la pubblica amministrazione, se collegati alle fattispecie ostative di quell'articolo 4 bis, 41 bis, tranne poi ripensarci nella legge di conversione del dicembre 2022, evidentemente perché forse il ministro Nordio aveva detto, ma adesso non esageriamo, insomma, no, ecco. Poi parleremo anche del ministro Nordio. E poi voglio dire, non solo questo, ma il rave party, l'altra fattispecie, fra l'altro l'origine, a me era parso, non è un'origine per cui necessita l'intervento del diritto penale, mi pare che era vicino a Reggio Emilia,
appunto la parte di Alberto, c'è il rave party, arriva la polizia e quelli componenti del rave party prendono le loro cose, zainetti eccetera, se ne vanno. Non c'è stato uno scontro, non ci sono stati fatti di sangue che hanno giustificato l'intervento del diritto penale. E invece con questo decreto legge si è creato questa strana fattispecie 434 bis, poi ora spostata in 633 bis, in cui appunto l'invasione di terreni ed edifici si è fatto a danno dei beni giuridici dell'ordine pubblico, della salute pubblica e quant'altro, beni giuridici tutti sanno di amplissimo spettro, vaghi o vaganti eccetera, allora si veniva incriminati, con il rischio con quel decreto legge che venissero incriminati anche quelli che vanno a San Giovanni a, voglio dire, perché è sempre un assembramento per esempio la CGIL eccetera, e quant'altro, i sindacati per discutere eccetera. Quindi c'era il rischio di andare a conculcare libertà costituzionale come la libertà di manifestazione del pensiero e soprattutto libertà di associazione anche a livello politico e sindacale. E allora ecco qua il legislatore ci ripensa e cosa fa con la legge di conversione? Lo collega al discorso degli stupefacenti, torniamo al punto. E allora l'elemento che giustificherebbe l'intervento del diritto penale in questa invasione di terreni o di edifici con più di un certo numero di persone è quello dove comunque si usano stupefacenti, e qua con la confisca ovviamente di tutto quanto. Anche questo lascia francamente molto perplessi, perché come giustamente invece Alberto sostiene una depenalizzazione in materia quantomeno di droghe leggere eccetera. Invece vedete l'ottica totalmente diversa di questo governo. E poi la riforma Cartabia, bloccata fino al dicembre 2022, con alcune parti addirittura giugno 2022. E vado quindi alla conclusione ricordando anche la materia degli sbarchi. Anche lì, voglio dire, l'intervento, la politica è poi quella purtroppo della Lega e ne vediamo purtroppo le conseguenze. L'ultimo caso veramente con tantissimi morti è evidente, insomma, non si può secondo me continuare in questa maniera essendo contro comunque i migranti eccetera, perché poi questi poveracci, voglio dire, oppure pensando di andare a prendere gli scafisti, ma molto spesso gli scafisti sono sarà qualcuno dei migranti che porta il barcone pagato dallo scafista, che però poi non si riesce evidentemente a individuare. E poi la tematica dell'ergastolo ostativo, comunque non risolta, voglio dire, e l'ergastolo ostativo è un problema che ha fatto intervenire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è intervenuta anche la Corte Costituzionale, eccetera, ha aperto solo ai permessi premio, si è aperto invece con la legge di conversione anche alla liberazione condizionale, seppure non prima dei 30 anni di reclusione, ma soprattutto il caso Cospito lascia francamente perplessi, perché devo dire, qui abbiamo uno dei più illustri componenti del Comitato Nazionale di Bioetica, e nella relazione di minoranza, perché ha prevalso l'altra, giustamente appunto Stefano Canestrari e il suo gruppo hanno sostenuto, sono contrari all'alimentazione forzata. Perché contrari all'alimentazione forzata? Se c'è uno sciopero della fame, voglio dire, l'alimentazione forzata va contro, direi, soprattutto la libertà personale, intesa come intangibilità del proprio corpo. E questo lo diceva la Magna Carta Libertatum del re Giovanni Senza Terra, 1215, contro i baroni inglesi. Quindi, che appunto lo ius in corpus è fondamentale, quindi ha una lunga tradizione giuridica. E non so se sapete che è una pratica terrificante, perché significa infilare un tubo, un grosso tubo che arriva fino all'esofago della persona per alimentarlo artificialmente, ma questo è contrario ai diritti fondamentali della persona. Purtroppo è passato la maggioranza della Commissione Nazionale di Bioetica, secondo me con una concezione evidentemente ancora
sacrale della vita, per cui comunque bisognerebbe alimentare. E poi anche un altro progetto di legge, gli ultimi due vorrei ricordare, è quello sulla maternità surrogata, che diventa un reato universale. Ma ha senso anche quello, diventa un reato universale? Se quindi cittadino va all'estero per una pratica di questo genere, deve essere comunque punito in base alla legge penale italiana. È anche quello un diritto penale di stampo simbolico, espressivo. E da ultimo anche il reato di tortura. Si vuole abolire il reato di tortura. Ora, noi l'abbiamo introdotto nel 2017, fra l'altro con una fattispecie alquanto, come dire, non una fattispecie forte, ma una fattispecie debole, perché sono necessarie una pluralità di condotte per integrare il reato di tortura. Ma io mi chiedo e domando a voi, se una persona con una sola condotta effettua un waterboarding, sapete cos'è? Prende la testa di una persona e cacciarla dentro un secchio d'acqua e poi ritirarla su quando non ce la fai più a respirare. E questo non è una tortura? Cosa pensate che sia? Una carezza? E perché lo si fa? Perché la persona possa parlare. E perché lo devo fare due o tre volte per integrare il reato di tortura? Ma lo si vuole abolire perché così la polizia penitenziaria può stare più tranquilla. Vi ricordate il carcere di Santa Maria Capua Vetere? Cosa è successo? Cosa hanno fatto i poliziotti, le guardie carcerarie che hanno malmenato i detenuti? Ecco, e allora noi dobbiamo eliminare il reato di tortura. Allora, voglio dire, in conclusione, io ho l'impressione che in questo attuale governo prevalga decisamente l'impostazione contraria ad Alberto Cadoppi, cioè una impostazione populistico-sicuritaria. D'altro canto non c'è da meravigliarsi che un governo presieduto dal Giorgia Meloni, che viene dai Fratelli d'Italia, ovviamente non si può pretendere un atteggiamento di carattere liberale. Resta Forza Italia, ma il 6% conta abbastanza poco. E allora qui abbiamo due espressioni della politica criminale di questo governo. Una è quella prevalente della Premier Giorgia Meloni, di stampo chiaramente politico, sicuritario, populista, come ho cercato di dimostrare. E l'altro è invece la politica criminale, evidentemente, che non è quella dominante, ma è quella recessiva, dell'attuale ministro della giustizia, appunto. E l'attuale ministro della giustizia, però, che è, come sapete, è stato un importante magistrato a Venezia, voglio dire Carlo Nordio, però è espressione appunto di un diritto penale, di un processo penale di stampo liberale, ma la sua concezione è assolutamente soccombente. Tanto è vero che lui proponeva la separazione delle carriere, eccetera, cosa che se ne parla da 40 anni, ma non credo proprio che si arriverà a tutto questo. Però recentemente, da ultimo, c'è stato un compromesso. Evidentemente la Meloni ha capito che non poteva tirare troppo la corda. È vero che noi non pratichiamo lo sport delle dimissioni, perché siamo tutti attaccati alla nostra cadrega, che a Venezia vuol dire la poltrona, no? Ecco. E allora è uno sport non praticato in Italia. Però est modus in rebus. E allora adesso ecco che si concede qualcosa all'attuale ministro della giustizia, perché adesso si ripensa alla prescrizione. Allora si vuole eliminare quella strana figura che deriva dal mondo anglosassone, cioè l'improcedibilità, visto che non si voleva allora toccare la legge Bonafede che bloccava la prescrizione. Al primo grado si ripensa ora alla vecchia prescrizione del codice Rocco, quindi per eliminare quello strano essere che è l'improcedibilità, perché è un corpo estraneo rispetto alla nostra tradizione. Evidentemente si cerca un contentino nei confronti dell'attuale ministro della giustizia. Non so come andrà a finire, ai posteri l'ardua sentenza. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Volevo soltanto intanto chiedo scusa, sono Pietro Pomanti, sostituisco Paola Robbini, mi aveva pregato di sostituirla perché non era potuta essere qui a Roma oggi, ero al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e quindi non sono potuto arrivare in tempo, chiedo scusa. Ho seguito l'intervento del professor Manna e ringrazio tutti ovviamente che siete qui presenti per noi per l'Unione delle Camere Penali. Professore, se vuoi direttamente dare la parola a te e agli illustri professori colleghi, senza bisogno che sia io tra di voi. Grazie. Grazie Pietro. Grazie. Allora, chi di voi vuole? Perché? Allora, parola al professor Papa. Seguiamo l'ordine della locandina. Datemi conferma. Seguiamo l'ordine della locandina e quindi sì. Molto volentieri prendo la parola. Ringrazio l'Unione delle Camere Penali Italiane per aver ospitato questo incontro e devo dire che appunto mi fa molto piacere essere qui per parlare di questo libro che considero veramente uno dei più importanti che sono usciti negli ultimi tempi nel panorama penalistico italiano. È un libro gradevole, scorrevole, meditato, è il frutto di un'esperienza pluridecennale nell'ambito dello studio del diritto penale. L'autore è anche veramente capace di grande empatia con il lettore. Chi scorre quelle pagine si sente veramente preso per mano. È accompagnato, diciamo, attraverso un percorso che per la verità è molto più complesso di quello che a prima vista, diciamo, possa sembrare. Proprio questa è la capacità di Alberto Gadoppi, quella appunto di riuscire ad appassionare il lettore alla visita di questi luoghi che invece sono densi di nodi dogmatici, di grandi questioni politico-criminali. E quindi l'ho apprezzato veramente moltissimo, anche perché è un libro coraggioso perché comunque sia i temi che pone non sono, e soprattutto il fatto che li ponga in termini così decisi e così netti, diciamo, non è frequente. È coraggioso anche perché parte da questa provocazione che sta proprio nel titolo, il reato penale. Cioè, si prende un'espressione che è molto diffusa, come lo stesso Gadoppi poi dimostra nelle prime pagine del libro, è molto diffusa questa espressione, ed è la classica espressione, come dire, che fa rabbrividire un certo perbenismo penalistico, un po' da farisei, per così dire, cioè di chi si scandalizza e magari diciamo boccia l'esame o ne fa motivo di grande rimprovero, diciamo, il fatto di utilizzare un'espressione che appunto tutti ritengono che sia scorretta. Ma in realtà qui, siccome si parla di un uso linguistico del linguaggio comune, i concetti di correttezza e scorrettezza non si applicano, perché comunque se un'espressione viene usata, evidentemente un significato ce l'ha. E questa intuizione è felicissima ed è il punto di partenza appunto per sottolineare come, a partire dalla coscienza comune, a partire dal sentire sociale, c'è forte, radicata l'idea che l'illecito penale debba essere qualcosa di significativo, cioè qualcosa che presuppone una lesione, un'offesa appunto tale da meritare appunto il reato penale, l'etichetta del reato penale. Quindi poi il libro sviluppa, diciamo, come dicevo prima, un percorso di analisi che ricostruisce la teoria del bene giuridico e poi va a verificare, soprattutto con riferimento all'attività legislativa da una parte e all'attività giudiziaria dall'altra, quali possono essere, da un lato, quali sono le patologie dell'espansione del diritto penale e dall'altra quali possono essere gli strumenti correttivi che portino appunto il legislatore a contenersi e il giudice parimenti a contenersi, diciamo, nell'uso del potere punitivo. Le conclusioni, quando poi Gadoppi si va a misurare con determinate aree di criminalizzazione,
sono quelle che ha accennato anche il collega, anzi accennato, sulle quali si è soffermato a lungo l'amico e collega Delmo Manna, e che riguardano appunto questi ambiti in cui appunto la criminalizzazione può essere dovuta a delle scelte di carattere morale o scelte di valore che possono essere appunto contestate e che comunque appunto non sarebbero sufficienti a fondare appunto la penalizzazione. Ecco, quindi un giudizio entusiasticamente positivo, e quindi queste poche parole di commento che io aggiungerò, ovviamente le formulo anche per dare un senso alla mia presenza qua, perché altrimenti diciamo sembrerebbe che io sia semplicemente così un apologeta, diciamo, di Alberto Cadoppi, e questo diciamo non sarebbe nel senso di questa iniziativa. Quindi mi sforzerò, perché non è semplicissimo, di trovare delle ragioni di critica e delle ragioni di perplessità. E che posso. Ecco. E la prima, io ancora ho fatto in tempo, diciamo, prima di andare fuori ruolo, a parlare di questo libro anche con i miei studenti, proprio perché Alberto Cadoppi ha presentato il libro anche all'Università di Firenze e ha suscitato un grandissimo interesse fra gli studenti, tant'è vero che poi nelle lezioni successive siamo più volte ritornati su questo tema. Ecco, e allora io proprio diciamo, con animo diciamo, di ignoranza radicale, ecco, rispetto ai problemi penalistici, mi porrei questo problema, cioè ci sono una serie di questioni che il cittadino comune, che la persona comune sa bene essere problematico, sa bene di che cosa si tratta. Se noi parliamo del problema del traffico o del rincaro delle bollette, diciamo, noi secondo me abbiamo certamente come riscontro, qualunque intervista che si faccia per strada, appunto il riscontro, sì, il traffico è un problema. Mi pare difficile trovare qualcuno che viva in una grande città italiana che possa negare che il traffico sia un problema e che quindi sia necessario attivarsi per fare qualche cosa nei confronti del traffico. Ecco, io non sono così sicuro che se noi poniamo il problema della sovracriminalizzazione, diciamo, alla persona comune, la persona comune percepisca immediatamente, reagisca dicendo sì, non se ne può più, cioè, come reagirebbe nei confronti del traffico o nei confronti del caro delle bollette. Ora, questo non vuol dire nulla, perché diciamo, ci sono tante cose di cui magari il cittadino comune non è consapevole, però ci aiuta un po' a capire in quale ambito matura questa critica radicale della espansione del diritto penale. Quindi, e ci spinge anche, secondo me, questa constatazione a chiederci, al di là dei discorsi che si fanno fra noi accademici, fra noi giuristi, colti, per così dire, e cercando di scomporre il problema, che cosa c'è veramente di problematico nella sovracriminalizzazione? Che cosa c'è di così problematico? Cioè, allora, il pensiero liberal lo dà un po' come un a priori. Io in varie occasioni, forse più private che pubbliche, perché è difficile formulare questo pensiero in termini così coram populo, ma cioè, il pensiero liberal, io sono convinto che sia comunque connotato da forti premesse moralistiche, perché si pone ossessivamente il problema del giusto, prima ancora di capire se le cose vanno fatte in un certo modo dal punto di vista pragmatico. Quindi non sarei sicurissimo di questa identificazione, come dire, fra pensiero liberal, soprattutto nelle sue versioni estreme, e una visione, come dire, laica dell'organizzazione sociale. Ma questo è un tema, diciamo, che lascio lì così sullo sfondo. Torno al discorso della problematicità, diciamo, della sovracriminalizzazione, e quindi provo a pensare che cos'è che veramente non va, al di là, diciamo, del moto repulsivo del giurista colto, cioè, ma che cos'è che non va nella sovracriminalizzazione? E
istintivamente mi verrebbe da dire che ci sono due cose che potrebbero essere messe in discussione, cioè da una parte, come dire, un eccesso deontico, una normatività trabordante che invade, contamina qualunque aspetto della vita. Quindi noi reagiamo rispetto a questa specie di blob normativo che entra e consuma tutto e diciamo, ma a un momento vogliamo avere degli spazi non coperti da normatività, quindi vorremmo avere degli spazi in cui ci si possa muovere liberamente. Quindi se il diritto penale entra nella questione delle pratiche sessuali, io reagisco dicendo, beh, questo non è un ambito che va coperto da normatività, perché ciascuno dovrebbe essere libero di comportarsi in questo contesto come crede. Ecco. L'altro problema, diciamo sempre dal punto di vista così di un pensiero comune, può essere quello di un eccesso di punizione, quindi di una sovracriminalizzazione che porta a un eccesso di punizione, quindi a un eccesso di reazione nei confronti di comportamenti che la collettività ritiene invece non vadano puniti con la sanzione penale. Ecco, io penso appunto che entrambi questi aspetti però debbano essere ulteriormente approfonditi, perché ora il discorso della normatività è molto complicato, preferirei un attimo lasciarlo da parte e tornare su quello e cominciare da quello della punizione, perché veramente se noi chiediamo, se noi cerchiamo questo riscontro nel sentire comune, è difficile pensare che si possa condividere la diagnosi secondo cui c'è un eccesso di punizione nella società, perché purtroppo, dico purtroppo, e qui diciamo secondo me va anche un po' in crisi uno dei cardini delle proposte di Cadoppi, cioè quella di avere sempre come riferimento per la criminalizzazione il sentire comune, io credo che ci sia proprio patologicamente nelle società contemporanee una tendenza al desiderio di punire, cioè all'utilizzare sempre lo strumento della reazione indignata e della reazione completamente sproporzionata rispetto a delle vere o presunte ingiustizie o diciamo scorrettezze dei comportamenti altrui. Quindi temo purtroppo che se andassimo a chiedere appunto a un campione di popolazione media ci sono degli ambiti in cui paradossalmente e inspiegabilmente il sistema non reagisce, ma perché non si fa nulla? Facilmente troveremo degli adepti che ci seguirebbero appunto nelle più svariate crociate contro le più svariate forme diciamo di devianza. E quindi questo è preoccupante, questo però non toglie che, è chiaro, noi dobbiamo fare un'analisi sulla effettività della inflizione della sanzione penale e anche appunto da quel punto di vista provare a capire se c'è o non c'è un eccesso. Ora è chiaro che è difficile individuare dei parametri di raffronto, perché noi potremmo, cioè, da dove partiamo? Dai tassi di incarcerazione, ma a loro volta i tassi di incarcerazione dipendono da tantissime variabili e non ultimo dipendono molto banalmente anche dai posti che ci sono in carcere. Se ci confrontiamo con altri paesi è sempre molto difficile trovare dei parametri per una comparazione che veramente misuri quale sistema è più o meno diciamo severo nella inflizione di pene. Ci sono delle variazioni enormi se noi confrontiamo l'Italia per esempio con gli Stati Uniti, in cui c'è un tasso di incarcerazione che è 10 volte superiore almeno, quindi diciamo, dovremmo considerarci nel paese, come dire, delle pene soavi, delle pene blande, della ineffettività delle pene. E questo problema è chiaramente
cioè, non toglie nulla alla drammaticità della situazione carceraria, alla grandissima sofferenza di chi sta in carcere, no? Non sto minimamente parlando, mettendo in discussione questo, però dico che è difficile individuare la soglia d'eccesso, cioè è difficile capire da quale punto in avanti c'è un eccesso rispetto a un'idea di proporzione, come quel discorso lì del film Amadeus, dove a un certo punto il re di Prussia dice ma insomma ci sono troppe note in questa opera, cioè come facciamo a capire se c'è troppa punizione? Dobbiamo avere qualche parametro di riferimento, insomma, ecco, e questo non è facile trovarlo. Torno al discorso della normatività perché anche quello, cioè dobbiamo capire come si è generato questa espansione del diritto penale e se l'espansione si è realizzata in una terra vergine, quindi che è stata colonizzata dalla normatività grazie al diritto penale, o invece se c'è stata una competizione fra la normatività penale ed altre forme di normatività e cercare di capire quale può essere migliore, diciamo, una volta che dobbiamo accettare il fatto che c'è normatività in quell'ambito. Allora, intanto, partendo dal discorso della normatività, che è un grandissimo tema della teoria del diritto, chiaramente non è che possiamo qui diciamo affrontarlo, però dobbiamo renderci conto, secondo me, che la normatività è sempre più capillare, è sempre più pervasiva e che ci sono degli ambiti di normatività che solo adesso stiamo scoprendo, cioè che la teoria del diritto piano piano sta portando in emersione. Parlo per esempio di tutta la normatività che deriva da come sono fatte le cose, cioè la normatività cosiddetta architettonica o di design, no? che deriva dal fatto che nel modo stesso in cui il mondo è predisposto, anche dal punto di vista fisico, diciamo, si determina una conformazione di comportamenti e questo, come sapete, nell'ambito per esempio della realtà delle nuove tecnologie, della realtà informatica, dei mondi virtuali, è ancora più rilevante perché lì la struttura del mondo virtuale è totalmente sotto il controllo di chi la crea, no? E quindi si possono creare dei mondi nei quali addirittura l'inosservanza è impossibile, l'inosservanza volontaria, cioè dei mondi dove anche il più cattivo degli uomini non può fare del male, perché non è materialmente possibile violare la regola, in quanto la regola è strutturale nel modo stesso in cui si sta in quel mondo. Quindi, ripeto, a meno di non prendere quella direzione che Nietzsche aveva indicato nella lotta contro la morale, e cioè quella di fare uno scavo che porti alla distruzione completa, diciamo, del mondo deontico, del mondo normativo, la lotta contro la normatività penale è sempre, diciamo, in bilico fra il contrastare una forma di normatività facendone emergere poi delle altre che non conosciamo e che non riusciamo a controllare. Tutto il mondo della morale, intesa nel senso classico, nel senso, è un mondo che sta sempre in agguato e che è prontissimo a riguadagnare il terreno che il diritto penale lascia, no? Pensiamo anche soltanto a come in certi paesi, pensiamo alla Cina, no? Come si sviluppano questi sistemi, come dire, di controllo capillare dei comportamenti e con i cosiddetti social credits, cioè ci sono interi settori dell'attività umana che non sono stigmatizzati in termini di giusto o sbagliato giuridicamente rilevante, ma in cui semplicemente si rilevano dei dati sui comportamenti, per esempio che cosa compro al supermercato e a secondo di che cosa io compro salgo o scendo in una sorta di ranking sociale, di punteggi complessivi che poi alla fine condizionano moltissimo, perché è chiaro che se io compro molti pannolini e biscotti per la nonna o compro molto rum, whisky o cognac, il mio punteggio sociale cambia e si riflette, ma questa è realtà in quei paesi,
si riflette nel fatto che io possa accedere a un treno veloce, che possa mandare i figli in una certa scuola o che mi possa muovere anche in aereo. Quindi tutto un sistema di conseguenze che derivano dalla inosservanza di norme che indubbiamente sono tali, ma che non sono norme giuridiche, che hanno riguadagnato dei territori che forse prima erano, pensiamo al proibizionismo, no? Erano coperti dal diritto. E allora io non sono poi sicurissimo, ecco, ripeto, che il diritto sia uno strumento oppressivo. Qualche volta è uno strumento di garanzia, cioè è meglio che certi territori siano governati dal diritto piuttosto che dalla pura morale. Ecco. Sono molto perplesso rispetto al fatto che se il diritto si ritira, no, è come in Afghanistan, se il diritto si ritira, il territorio rimanga vuoto, diciamo, dalla normatività. Ecco. Allora, detto questo, ecco, io credo che a questo punto mi fermerei qua, perché poi appunto c'è non solo Stefano Canestrari, ma poi immagino e auspico anche una replica e una serie di considerazioni anche da parte dell'autore, che ascolteremo con grande, grande interesse. Grazie. Allora, adesso la parola al professor Stefano Canestrari per la sua relazione. Prego. Intanto lasciatemi dire due cose. Una, che questo libro muove sentimenti estremamente profondi e, devo dire, delle riflessioni molto autentiche. E devo dire la verità, noi siamo quattro che hanno diretto un trattato per tanti anni e vedete come siamo, diciamo, differenti tra noi. Perché e questo libro impone il confronto con alcuni momenti cruciali, perché bisogna dire la verità, è coraggioso il libro, è stato coraggioso l'intervento di Mann, è stato coraggioso il tuo intervento, perché voglio dire, sono punti di vista diversi. Michele Papa in qualche misura parla anche di confessionalità di un diritto penale liberale, di confessionalità, quindi poi tu avrai da parte tua, dovrai fare le repliche. Io vorrei dire due cose, cioè che noi abbiamo strumenti per poter effettuare delle diagnosi, abbiamo degli strumenti tecnici per poter effettuare delle diagnosi se il diritto penale ha in qualche misura invaso territori che non dovrebbero essere di sua competenza, e Cadoppi li affronta tutti. Adesso poi io, Alberto, ti parlerò anche dei temi e delle questioni non facili, però intanto Cadoppi, questo libro che è molto bello, avete detto bene secondo me prima, è un libro veramente molto bello, molto colto, molto dotto, che ha una potente ricostruzione storica e una potente ricostruzione di indagine comparatistica. Il primo punto, il primo strumento che Alberto Cadoppi difende in maniera corretta, secondo me, è il concetto di bene giuridico. Lui dice può integrarsi, può convivere con il principio del danno delle culture dei paesi di lingua inglese che lui conosce bene, ed è verissimo. Qui forse noi ci siamo soffermati un po' troppo come amanti della scienza, dello strumento, del desiderio di volere ricostruire in maniera precisa un concetto, un istituto, ma in realtà sono strumenti a cui noi non possiamo rinunciare. E tu, Alberto, muovi, secondo me, in maniera molto chiara su questo punto. Tra l'altro, sottolineando due cose. Uno, che non si può richiedere a questi strumenti una verità assoluta. Il diritto penale non è matematica, non è naturalmente algebra, e quindi non dobbiamo avere questa pretesa. Dall'altro,
fai anche, quindi nessun integralismo accademico. Non si può utilizzare il concetto di bene giuridico perché non risolve tutti quanti i problemi. Dall'altro, segnali una cosa importante, leggendo bene attentamente il libro. Laddove il concetto di bene giuridico sfuma, c'è la centralità di una visione meramente etica, di un pugno sul tavolo che il legislatore può intervenire senza alcun controllo. E qui c'è un punto di vista importante, secondo me. È vero, avete detto bene prima, oggi c'è nella dimensione internazionale un grosso arretramento delle, diciamo, democrazie liberali, quelle che noi intendiamo per democrazie liberali. Attenzione, perché questo significa minare il concetto chiave che il diritto penale deve intervenire qualora viene leso o messo in pericolo un bene giuridico. Quindi laddove c'è una conseguenza, un effetto, un esito riscontrabile empiricamente anche. Quindi laddove una condotta genera sofferenza, genera dolore, laddove c'è un esito, una conseguenza, un effetto, un risultato lesivo, quantomeno una messa in una situazione di pericolo, di rischio reale, pregnante, concreta, effettiva, un bene. In tanti paesi oggi c'è una legislazione che arretra, anticipa la pena indipendentemente da questo. Ci sono gli stati etici, ci sono gli stati, anche nei paesi dell'Unione Europea abbiamo esempi di normativa penale che prescindono dal fatto che vi sia una lesione o una messa in pericolo di un bene giuridico, o, se vogliamo dirlo con un linguaggio diverso, laddove non vi sia un danno. Attenzione, perché qui questo strumento del bene giuridico ci consente anche, qui Cadoppia, la parte centrale del libro è molto bella, cioè dice c'è anche la soggettività dell'interprete rispetto alla ricostruzione del bene. Ed è vero, ad esempio abbiamo fatto alcuni casi, non c'è dubbio che in alcune situazioni il bene giuridico è chiaro. Noi sanzioniamo la pedofilia, laddove crea un danno, perché c'è un danno evidente, secondo tutte le scienze empiriche di riferimento. Non ci sono dei punti di vista, delle correnti psicologiche, psicoterapeutiche, della psicologia, dell'età evolutiva che ci dicano che fa bene l'intromissione nella sfera sessuale del bimbo. No, c'è una verifica empirica. Il concetto di bene giuridico, questa è una cosa a cui tengo molto, perché nei miei libri, secondo me, tendo a sottolineare che è un ancoraggio importante. Il penalista contemporaneo deve ricercare nelle discipline empiriche di riferimento la solidità di una scelta di penalizzazione, come ad esempio, io credo che Adelmo l'abbia fatta con me, questa per esempio battaglia contro la legge 40 del 2004, dove sanzionava condotte che non ponevano in una situazione di rischio e di pericolo un bene giuridico. Penso alla penalizzazione con lo strumento molto scaltro di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma di tale severità e di tale afflittività che era sostanzialmente penale, la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Certo, ci sono situazioni in cui il bene giuridico impone a noi giuristi penalisti di cimentarci, di misurarsi nella ricostruzione. Ci possono essere naturalmente anche ricostruzioni diverse in base anche alla cultura di appartenenza del giurista. Per esempio, sul tema che Adelmo Manna ha accennato della maternità surrogata, il bene giuridico, io per esempio, ma mi sembra anche il mio amico Manna, lo vediamo nella mercificazione, nella commercializzazione del corpo della donna. Non lo vediamo laddove invece c'è una maternità surrogata senza pagamento.
Qui naturalmente è interessante anche vedere che in alcune di queste situazioni, in questi ambiti, centrale è la ricostruzione dell'istituto della categoria del consenso. Perché ad esempio io qui faccio fatica a vedere la pienezza di una scelta libera e consapevole, di un consenso autentico rispetto a una condotta che deve realizzarsi 9 mesi dopo e anche, secondo me, rispetto ai rischi di una integrità fisica, laddove naturalmente ci sia una situazione di sfruttamento e di commercializzazione. Ma questo è importante però, perché se noi abbiamo questi concetti, bene giuridico, danno, intanto il baricentro del diritto penale si sposta sul disvalore dell'evento e non sul disvalore della condotta. E poi abbiamo la possibilità di poter ricorrere a un controllo delle scienze empiriche di riferimento in un diritto penale autenticamente integrato, in cui noi possiamo trovarle o non trovarle delle soluzioni, ma andiamo a ricercarle. E questo, se noi rinunciamo a questo pendolo, ebbene, si rischia veramente tanto. Si rischia che un diritto penale condanni o intervenga per sanzionare una condotta ritenuta ripugnante, o ritenuta ributtante, o ritenuta moralmente non accettabile. Questo però sappiamo dove può condurre. Può condurre a situazioni che vediamo tra l'altro sempre più diffuse e sempre più presenti negli ordinamenti internazionali. E qui ad Elmo il quadro internazionale è un quadro abbastanza a tinte fosche, perché abbiamo gli ex paesi che facevano riferimento ai paesi comunisti, che hanno legislazioni di tipo illiberale, di tipo autoritario. Abbiamo la Cina. Abbiamo tutti i paesi, molti paesi dell'area araba. Cioè il diritto penale liberale intanto vive in una minoranza di paesi nel mondo. Diciamo la verità, già questo, voglio dire, è un punto che ci deve porre un allarme. Poi Cadoppi, naturalmente da per suo, qui è l'elemento interessante della ricostruzione teorica. Lui dice non soltanto il diritto penale deve intervenire quando c'è una messa in pericolo o una lesione di un bene giuridico di rilievo costituzionale, che può essere interpretato o integrato con il principio del danno, dell'unprince, eccetera, eccetera, ma lui delinea una definizione, io direi, culturale costituzionale del bene giuridico. Posso dare questa definizione? Cioè lui dice voglio un ulteriore sondaggio, un'ulteriore verifica, un ulteriore accertamento, che il bene giuridico sia di rilievo costituzionale e sia anche radicato nella cultura, nella società, sia un bene giuridico la cui tutela, la cui salvaguardia, la cui difesa è imposta dal fatto che è un bene giuridico di rilievo costituzionale e non ci sono altre strategie per poter difendere questo bene, ma anche che sia radicato nel contesto sociale. Qui io apro due punti, perché naturalmente Alberto poi tu dovrai parlare, confrontarci con confrontarci, perché possiamo anche utilizzare per avere uno scambio di idee, no? Allora, lui, ecco, dove trovo efficace questo? Secondo me Michele e Ademo dicevano bene, cioè come concettualizzare il procedimento di accertamento e di verifica di questo radicamento del bene giuridico nel contesto sociale. Io trovo che sia efficace laddove ci sono come dire, elite politico-culturali o scientifiche che in qualche misura attestano il radicamento nel contesto sociale. Torno a due leggi, ad esempio, di cui ci siamo occupati molto. Una è la legge 40 del 2004, la quale sanzionava, voleva una tutela integrale dell'embrione umano a scapito anche della salute psicofisica della donna, dell'aspirante gestante,
ed era non recepito nelle comunità scientifiche di riferimento. I ginecologi, gli studiosi di ginecologi, andrologi, eccetera, la comunità scientifica di riferimento non sentiva, non concepiva come razionale la scelta di penalizzare alcune condotte. Pensiamo ad esempio a una norma che sanzionava la diagnosi genetica preimpianto dell'embrione umano laddove veniva consentita invece in un'altra buona legge italiana l'interruzione volontaria di gravidanza. Qui non c'era non era tecnica la materia, non si poteva concettualizzare un procedimento di verifica e di accertamento nella comunità, nei cittadini, ma la scienza empirica segnalava e anche noi giuristi penalisti, non tanti a dire la verità, ma quelli che si sono impegnati su questo tema hanno detto subito qui è irrazionale. Questo punto di vista è concepibile soltanto all'interno di un punto di vista religioso, etico, legittimo, del tutto legittimo, ma è concepibile soltanto all'interno di quel punto di vista e non in base invece a una razionalità, a una ragionevolezza della tutela. Come invece, ad esempio, è stata, questa è una cosa di cui sono molto felice, anche se, devo dire la verità, non è molto nota, ma per esempio invece la legge 219 del 2017, laddove recepisce un sentimento, una convinzione etica dei medici che laddove la persona malata desidera interrompere anche o sospendere dei trattamenti sanitari salvavita necessari alla sopravvivenza, è un diritto pieno, perché dicevamo un diritto all'habeas corpus, è un diritto alla integrità, alla inviolabilità della propria sfera corporea. Ed è significativo questo, Adelmo, che è vero che è stato un parere che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha in maggioranza ritenuto che lo sciopero della fame all'interno delle carceri possa intervenire un intervento salvavita anche non voluto dal detenuto. Però è vero che c'è stato un parere di minoranza che ho redatto insieme ad alcuni colleghi a cui hanno aderito il delegato della Federazione Nazionale dei Medici e dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi lì, secondo me, è interessante che il diritto penale si apra a un dialogo autentico e a... Certo, non sempre è facile, perché ad esempio Adelmo e io abbiamo, delle opinioni leggermente diverse, lui è più teso a rendere ampio il suicidio medicalmente assistito, io invece sono molto cauto e molto prudente. Lì è vero che i medici, dopo la sentenza della Corte, hanno detto noi però facciamo fatica a porre in essere questo tipo di comportamento. Cioè, no, è interessante che la Corte ha ritagliato dei perimetri in maniera molto sofisticata, molto raffinata, che secondo me è tutto sommato, adesso ci sono punti su cui, però insomma ha delineato un ambito di non punibilità. In seguito l'ordine dei medici ha detto, beh, qui però va bene, se si amplia troppo però, noi non lo facciamo, perché non corrisponde alla visione archetipica della nostra attività. Quindi anche lì ci possono essere delle scelte non facili o delle comprensioni, però io ritengo comunque che ciò nonostante non so se sia giusto utilizzarlo come termine, è un diritto penale liberale e democratico, quello che si cimenta e si misura. Io trovo molto bello quello che la linea di questo libro, si cimenta e si misura con un confronto con la società. Allora io trovo, però, e questa è una domanda che ti faccio, trovo più facile accertare questo radicamento di un bene giuridico e quindi l'idea che sia corretta un'istanza, una scelta di penalizzazione laddove ci sono delle
dei corpi intermedi dell'elite politico-culturale che già sedimentano, che già hanno radicato in sé o già in qualche modo si sono interrogati sul perimetro, sull'ambito della libertà o del divieto di alcune condotte. Laddove non c'è, ti chiedo, Alberto, come immagini di procedimentalizzare questa verifica, questo sondaggio sul consenso. Certo, è vero, quando Alberto Cadoppi più dice a favore della depenalizzazione delle droghe leggere e non delle droghe pesanti, effettivamente recepisce. Adesso non so se si possa dire che sia un sondaggio, però recepisce un sentire. Perché se vogliamo dare una motivazione di questa differenziazione sul piano teorico forse non è facile, non è agevole. Però certo la tesi delle Kulturnormen, Michele, forse rafforza questo, perché dice effettivamente c'è una situazione, adesso poi io non sono in grado di dire quanto tu abbia raccolto tramite sondaggi, interviste o sondaggi di opinione o comunque semplicemente da, diciamo, letture che hai fatto. Certo è però che questo è un contesto. E poi questo va detto in maniera molto chiara, ricordiamoci che in molti passi del libro Alberto Cadoppi puntualizza questo radicamento in un contesto sociale non deve mai condurre ad obblighi di penalizzazione, cioè viene utilizzato come ulteriore filtro. Sbaglio? No, devo dire, è così, è fondamentale. Ma poi naturalmente sì, ci sarebbero altri punti, però poi ti voglio lasciare la parola perché ho messo molta carne al fuoco. E qui naturalmente dobbiamo prendere in considerazione anche che abbiamo affrontato e usciamo da una stagione in cui c'è stato il Covid, no? E volete? Sì, sì, dopo. No. Se abbiamo anche avuto la stagione del Covid, lì è interessante una duplice, faccio una riflessione che mi viene in mente adesso, parlo proprio a caldo, ma il dibattito, no? Questo è interessante, il dibattito su una compressione di una libertà individuale, che è un dibattito che nei confronti di una tutela della salute pubblica è un dibattito degno, è un dibattito decoroso, c'è stato in tutti i paesi, però anche lì, adesso lo strumento del diritto penale è stato utilizzato con parsimonia, io do un giudizio positivo su quella fase, su come è stato effettuato quel bilanciamento, quel contemperamento. Certo è, nel dibattito pubblico bisogna sempre muovere dall'idea di ciò che è sedimentato nella comunità scientifica per poi da lì parlare per un bilanciamento e un contemperamento, quindi bene, giusto, parlare di un bilanciamento e di un contemperamento che può essere fatto, ed è stato fatto in maniera diversa, è stato effettuato in maniera diversa in tanti paesi dell'Unione Europea, però si doveva partire dall'idea scientifica che il vaccino faceva bene, non è che si deve partire dall'idea che poteva esserci un'interpretazione scientifica diversa sul punto. Poi dopo il dibattito può prendere delle pieghe diverse, naturalmente per esempio in alcuni paesi dell'Europa del Nord ci sono state meno limitazioni della libertà personale, da noi si è invece privilegiato molto lo strumento della tutela della salute pubblica, ha ragione secondo me, però voglio dire, certo il dibattito deve essere svolto dopo, come nel diritto penale in queste materie noi dobbiamo sempre muovere dall'idea della, come dire, del se si può e se non si può comunque di cimentarsi con una verifica scientifica, perché è vero Alberto che tu trovi nelle Kulturnormen il riferimento al fatto che si possa depenalizzare sulle droghe leggere, non su quelle pesanti, ma questo però ha un substrato sul fatto che fanno molto male alla salute le droghe pesanti e le droghe leggere meno, cioè non è sganciato da questo accertamento, no? Voglio dire, non c'è dubbio. Chiudo
chiudo tornando alla stagione del Covid. Ci sono poi situazioni e ambiti in cui il bene giuridico e il fatto che sia nella scala gerarchica dei beni, per esempio il bene giuridico della vita, della salute pubblica, della salute del singolo, della salute della persona umana, io ad esempio continuo a dire che sono scandalizzato che non abbia fatto scandalo che in alcuni paesi dell'Unione Europea, in alcuni paesi dell'Europa settentrionale, siano stati tenuti liberi dei letti in attesa di soggetti, di persone malate più giovani, non visitando neppure soggetti che avevano un'età superiore a 70 anni, in alcuni paesi, in altri forse era un po' più alta. Allora, certo, il valore dell'età è un valore importante se hai una scarsità di risorse, ma non può essere una discriminazione nei confronti di alcune categorie. Deve essere, laddove c'è un posto libero, non deve essere chiuso l'accoglienza. Questo per dire che anche nei paesi dell'Unione Europea ci sono state differenze molto forti e anche lì ci sono state letture diverse da parte dell'elite politico-culturali e sanitarie in questo caso. Da noi, ad esempio, la Siarti ha avuto una prima presa di posizione non giusta, secondo me, è intervenuto il Comitato Nazionale per la Bioetica e poi alla fine si è detto l'elemento dell'età è un elemento importante, ma non può essere a priori, perché ci può essere un soggetto che ha 75 anni ed è in forma tale che tu devi, rispetto a un soggetto che invece è un malato terminale di 55, devi ovviamente scegliere, avendo il parametro dell'età come uno dei parametri. Quindi questo concetto di bene, secondo me, Alberto, muovi del bene giuridico, muovi giustamente dicendo deve essere il punto di partenza solido. Grazie. Do una breve pausa di qualche minuto, di 5 minuti, anche per dare poi la possibilità al professor Cadoppi di rispondere. Naturalmente, dopo, se qualcuno volesse intervenire, è ben accolto.